A proposito dei diritti dei bambini, c'è ancora la questione in ballo del PNRR e dei nidi, ci sono stati degli appelli nei confronti del governo, 30 giugno la prima data importante, a che punto siamo? Guardi, i bandi appunto sono stati fatti, qui il problema è che a volte i comuni non riescono a mettere a terra, come suol dirsi, il provvedimento nella sostanza, quindi noi stiamo cercando di fare il possibile per aiutare, per rendere più fattibile, più fluido il percorso, ma è un obiettivo PNRR e assolutamente dobbiamo raggiungerlo. Ma il governo non pensa di intervenire, c'è il Parlamento che adesso in questo momento sta discutendo sulla perseguibilità all'estero dell'utero in affitto, cioè sulla perseguibilità del reato di utero in affitto anche quando commesso all'estero. Ovviamente non si tratta di arrestare le persone che rientrano, si tratta però di rendere efficace la sanzione, perché questa pratica è reato, ma in realtà non è mai stata perseguita. Si rientra dall'averlo effettuato appunto nei paesi dove ovviamente è legale e si sa con sicurezza che non si sarà perseguiti e che il padre biologico può immediatamente registrare il figlio, che da quel momento ha tutti i diritti. Ecco, questa è la cosa fondamentale su cui abbiamo ripetuto più volte appunto la verità, le cose come stanno, ma si continua a non dire invece che i bambini hanno tutti i diritti dal momento in cui viene registrato il figlio dal padre biologico, cosa che può essere fatto proprio immediatamente. E poi se si vuole registrare anche il secondo, il partner e quindi il genitore non biologico, lo si fa come per le coppie eterosessuali, come per le coppie omosessuali, per la madre single con un nuovo compagno, sempre con lo stesso sistema, cioè l'adozione, perché in Italia ci sono solo due modi di essere genitori: o attraverso la filiazione naturale o attraverso l'adozione, e la Corte di Cassazione ha ribadito che questa è una garanzia nei confronti dei minori, è una garanzia ulteriore, quindi il migliore interesse del minore è fare questo percorso.